conclusa la festa del perdono, storica manifestazione della Ferruccia ospitata ormai da diversi anni nei giardini del Sarcio. Novità assoluta di quest'anno è stato il triathlon del Boscaiolo. Si è trattato di una gara proposta da ABAT, l'associazione Boscaioli Alta Toscana, con i campioni italiani 2014, che oltre ad essere un evento sportivo alquanto singolare, nasce anche dalla volontà di fare sicurezza sul lavoro. La maggior parte degli sfidanti, infatti, sono boscaioli di mestiere, che imparano così l'importanza di lavorare in sicurezza, con pantaloni, scarpe, elmetti adatti a tagliare gli alberi. Come ci si allena? Ci si allena a casa, da soli o in gruppo. Io per ora sono solo e è sempre così, devi fare non quasi tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana devi ripassare un po' tutte le prove. Sì. I prossimi campionati che devi fare? Le prossime gare, la prossima è a Vaiano, il 17, poi c'è il 31 che ha il Pian di Mocogno, sempre ad Asti. E poi c'è a giugno, la prima domenica di giugno, è al Pian di Mocogno, Modena. Poi adesso quell'altro non me le ricordo. Comunque ce ne sono 16 gare, ci sono. La festa, che ha origini antiche, viene celebrata alla Ferruccia la terza domenica dopo Pasqua. È una tradizione. Io sono il presidente dell'Associazione Feste Rurali, che tant'anni si è ritrovato questa festa. È una festa che è per stare insieme. E ci sa il tempo un po', tutti gli anni ci sta contro, però siamo contenti che c'è sempre un monte di persone. Nasce per riportare le vecchie feste e l'aggregazione del paese. Infatti basti pensare che i giardini pubblici sono rivissuti dalle famiglie della Ferruccia come la vecchia Aia di una volta, in cui d'estate tutte le famiglie coi bambini si trovano. Quindi l'associazione è formata da volontari qui della Ferruccia. È un lavoro questa festa, che è iniziato a fine dicembre con i primi contatti con l'associazione LABAT, l'associazione dei boscaioli dell'Alta Toscana, che ci hanno gentilmente concesso di ospitarli qui per la prima giornata di campionato. Oltre questo, quest'anno abbiamo fatto il mercato per la prima volta, abbiamo iniziato, quindi tanti permessi e lo sforzo di minimo 30 persone del paese, più tanta gente che ci viene a aiutare, perché noi non siamo professionisti e ci rimettiamo alla buona volontà di tutti.